precedente, prima di parlare del mio argomento, volevo fare due riflessioni su due discorsi da parte dei consiglieri che hanno proprio l'intervento del consigliere Deodato, si è fatto sull'emergenza nuova, ha detto avete fatto meglio di noi, e questo per sé è una considerazione fortissima, e considerando un'emergenza. E mancava solo quando c'era lei per ancora di mano di orario, le ultime discussioni del programma. Quindi per la seconda volta in consiglio mi torno a chiedere che venga considerata come un'emergenza quella ambientale. Molto peggio degli anni passati, ero ciclista, il primo anno che ho una pedalata da domenica qui ho male, avevo la male. Quindi per la seconda volta più coraggio e credetela come un'emergenza. Consigliere Deodato, spesso avete fatto meglio di noi. Per favore, interrompiamo questo processo della presa di mezzo alla salute. La seconda cosa che mi ha colpito è stato l'intervento del sindaco di Santiago per quanto riguarda la trasparenza. Penso che trasparenza non sia consigliarsi con alcuni membri del consiglio comunale, di maggioranza, di una parte istituzionale della maggioranza, in due parti. Nel momento in cui una persona è eletta è un amministratore locale e come tale deve stare allo stesso status di tutto il consiglio comunale. Terza cosa, sempre su questa considerazione di trasparenza, credo che prima di parlare di trasparenza, serve una spiegazione per quale motivo il consiglio comunale di Milano non è ancora stato ripristinato il servizio web che è sotto al mercato di fatto pubblicava le delle pubbliche delle lidere, le mozioni, gli ordini del giorno, le interrogazioni che venivano trattate in questo modo, un cittadino su internet trovava tutto questo materiale, oltre all'intervento per il sito dei consiglieri, questo database è disponibile online in momento, è stato poi interrotto sotto la giunta del mai che ha ancora stato ripristinato, e questo sia già un problema da risolvere immediatamente. E vi dà un articolo di Gioventù Tedesco in questi giorni, scusate, in questi giorni è corso la mostra di mercato di Gioventù Fiera, che se qualcuno dei colleghi consiglieri ha avuto la volta di visitare, pur rappresentando la realtà di tutti i continenti, escludendo forse l'Antartide, occupa una frazione degli spazi positivi del complesso di Arziano, solo una frazione della generale. Tale complesso di sono i 450.000 metri quadrati esclusivi, i 445.000 coperti e 60.000 all'aperto. A livello di risorse cittadine, a questo vanno aggiunte i 43.000 metri quadrati del complesso Fiera Milano City e infine il nuovissimo centro commerciale Nico, il più grande d'Europa, con una capacità di 18.000 commercisti. Le strutture di Fiera Milano, in particolare, in artificiale da mano, sono attualmente di passivo, che ovviamente sono tutti. Infatti, anche se nel bilancio 2010 non se ne fa menzione, si può stimare, con un calcolo conservativo, che siano utilizzate nell'ordine del 15% del potenziale complessivo. Cogliamo pertanto l'occasione per ribadire il pensiero del Movimento 5 Stelle circa la solidità del progetto del 2011, che nell'intenzione prevalente di questo consiglio chiama costruzione di cittadini italiani a pesanti sacrifici per finanziare un'opera inutile dal punto di vista logistica, dannosa dal punto di vista ambientale e disastrosa sotto il profilo finanziario. Questo mentre anche risorse in una legge addirittura superiore a quello che si potrebbero costruire già esistono, nuove, efficienti e sottoutilizzate, che potrebbero beneficiare di una gestione di risorse diffusa e sostenibile, come fino al 2009 per orato delle ricerche e progetti sviluppati dalla comunità economica. Come Movimento 5 Stelle abbiamo depositato un'interrogazione e risposta scritta circa le presunte denari legate alla mancata partecipazione del Comune di Milano all'evento, oltre alla possibilità di invocare al riguardo le cause di forza maggiore che correttamente verrebbero usate e usate anche a favore dei cittadini e non solo a loro come giustificazione delle nuove tasse e alle varie comunali che stanno vedendo su di loro. Grazie. Grazie consigliere Cattini. Consigliere Moretti.
e tutti si fanno i cazzi loro.